Sempre più voci autorevoli stanno esprimendo giudizi negativi sui risultati del Concilio Vaticano II, risultati che tra l'altro noi stessi vediamo con i nostri occhi. La Chiesa è sommersa nel caos. In mezzo a questo caos cominciano le voci che si domandano chi sarà il prossimo Papa, e nessun candidato convince veramente. Cari amici, se siete confusi da alcune cose che stanno succedendo nella Chiesa, se la vostra fede a volte forse vacilla in mezzo a tutto questo caos, allora questo canale è fatto per voi. Vogliamo non solo informarvi su cosa sta succedendo nella Chiesa direttamente qui da Roma, ma soprattutto aiutarvi a non perdere la fede, ma anzi a irrobustirla e a farvi voi stessi propagatori della verità. Buongiorno, mio nome è Giulio Loredo, benvenuti nel canale Visto da Roma. Se non sei ancora iscritto al canale, ti invito a farlo, ti invito anche a mettere un like e a condividere questo video con i tuoi amici. Resta aggiornato su cosa sta succedendo nella Chiesa direttamente qui da Roma, affinché a tua volta tu possa chiarire altre persone. In un periodo di oscuro caos come questo, vale molto la pena ascoltare le voci provenienti dall'esperienza e dalla conoscenza storica, perché sono come fari che ci orientano in ciò che succede nella Chiesa. Per descrivere la crisi che si è aperta dopo il Concilio Vaticano II, Papa Benedetto XVI evocò una metafora già usata nel IV secolo da San Basilio in una situazione molto, molto simile. San Basilio parlava di una battaglia nella notte, cioè un caos totale, siamo nel IV secolo. C'è chi tende a credere che questa frase è stata una frase casuale e non molto condivisa. Niente affatto. Un papa del calibro intellettuale di Benedetto XVI è stato preso molto sul serio da personaggi autorevoli. Oggi si allarga il numero delle personalità autorevoli che, in possesso di grande esperienza ecclesiale e grande conoscenza dell'istoria della Chiesa, esprimono simili giudizi negativi sulla situazione attuale che si è venuta a creare specialmente dopo gli anni 60. Non sono sparate sporadiche, bensì opinioni maturate in lunghe osservazioni e riflessioni. E con testimoni che più dentro degli avvenimenti non poteva essere. Mi riferisco al vescovo Monsignor Sergio Pagano, prefetto per ben 27 anni dell'archivio segreto Vaticano, oggi archivio apostolico Vaticano, credo sia il più importante archivio nel mondo, che si sviluppa lungo ben 86 chilometri di gallerie e di corridoi rinchiusi nel Vaticano. Una carica di massima responsabilità, quella di Monsignor Sergio Pagano, svolta sotto gli ultimi tre pontefici, quindi una lunghissima esperienza vaticana. Non certo uno da qualificare sommariamente come reazionario, anzi parliamo di un noto accademico dei Lincei. Orbene, dopo questa lunga esperienza e da questo ineguagliabile osservatorio proprio all'interno del Vaticano, Monsignor Pagano ha rilasciato qualche giorno fa un'interessantissima intervista al noto editorialista Massimo Franco sul Corriere della Sera, in cui fa questo commento drammatico, direi una drammatica valutazione sulla situazione nella Chiesa. E cito fra virgolette, Monsignor Sergio Pagano. Tristemente, dopo il Concilio Vaticano II c'è stato uno sbandamento generale. Si è creato disordine nella disciplina, disordine nei seminari, disordine negli Atenei Pontifici.
In dottrina si è registrata una crisi sempre più profonda e in questo clima di incertezza a prevalere è stata una vistosa confusione. Registro il disorientamento dei fedeli e una decadenza nel pensiero teologico, quindi disorientamento dei fedeli per causa di questa confusione e una decadenza nel pensiero teologico. Continua Monsignor Pagano. La stessa pastorale è stata ridotta a carità per la carità, senza un'ispirazione verticale di fede. E chiudo virgolette. Quindi uno sguardo a tutto campo, disordine nella disciplina, disordine nei seminari, disordine nelle Atenei pontifici, disordine nella dottrina, col conseguente disorientamento dei fedeli e quindi, commento io, l'apostasia di molti. Appunto una battaglia nella notte. Non sono da trascurare neppure i commenti di un altro storico osservatore della Santa Sede che ha tenuto per decenni la rubrica Settimo Cielo sul giornale L'Espresso. Ci riferiamo a Sandro Magister, uno dei più perspicaci commentatori dell'attualità vaticana. Come da supporre, in ogni bravo vaticanista c'è un esperto in Vaticano, soprattutto dopo la rinuncia alla candidatura presidenziale degli Stati Uniti del 81enne Joe Biden. L'attenzione di Magister è non solo sua, ma l'attenzione di Magister si rivolge all'età del pontefice argentino, qualche anno più anziano del presidente americano. Infatti, Joe Biden ha rinunciato con 81 anni e Papa Francesco ne ha 86, se non mi inganno. Risulta quindi del tutto naturale che il vaticanista Sandro Magister ipotizzi ora sui cardinali papabili, cioè quelli che potrebbero essere eletti papa. Lui ne tratta di tre: il relatore generale del sinodo, il gesuita cardinale Jean-Claude Hollerich, l'arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, e infine, forse quello che oggi per oggi ha più possibilità, l'attuale segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Questo sarà, vedrete, un tema ricorrente nei prossimi mesi, sul quale anch'io tornerei volentieri più volte. Niente di più normale. Sul cardinale Parolin, fra le altre considerazioni, Magister commenta che qualcuno vede in lui una persona capace di riportare, e dice Magister, virgolette, un po' d'ordine nell'agenda della Chiesa, con quella prudenza e quel metodo che sono tipici della professione diplomatica, sua competenza primaria. Sarebbe quindi, secondo alcuni, un candidato molto valido, appunto per la sua esperienza diplomatica, quindi da mediatore, da temporeggiatore, quindi una persona capace di riportare un po' d'ordine nella Chiesa. Ma propriamente sulla diplomazia, Magister fa notare il punto debole del curriculum del cardinale Parolin, già che sulla scia dei suoi mentori, i cardinali Casaroli e Silvestrini, egli ha fatto accordi con la Cina comunista e, commenta Magister, che hanno portato alla Chiesa più danni che vantaggi, ma più ancora perché modellata su un metodo d'azione, la cosiddetta Ostpolitik, ne abbiamo parlato già, che fin dall'inizio, in piena guerra fredda, fu pesantemente subita e contestata soprattutto da chi ne pagava i costi ai limiti del martirio nei paesi comunisti. Chiudo virgolette. E come abbiamo fatto noi in una nostra precedente puntata su questo canale, anche Sandro Magister ricorda le parole recentemente pronunciate dal cardinale emerito di Praga, Dominic Duca, a proposito dell'Ostpolitik Casaroliana, cioè del cardinale Casaroli. E che qui ripetiamo ancora una volta, data l'importante lezione che hanno per i nostri giorni. E cito di nuovo il cardinale Dominic Duca,
arcivescovo emerito di Praga, Repubblica Ceca. Lui dice: come il silenzio e la complicità con il regime comunista danneggiarono il mio paese e facilitarono al governo di imprigionare i dissidenti, il silenzio della Chiesa di fronte agli abusi dei diritti umani da parte della Cina comunista danneggia i cattolici della Cina. Chiudo virgolette. Quindi alcuni dicono che il cardinale Parolin sarebbe un candidato molto valido appunto per la sua esperienza diplomatica, ma è proprio questa esperienza diplomatica che getta un'ombra pesantissima sulla sua figura, perché lui sarebbe un continuatore dell'Ostpolitik. Nel cardinale Zuppi, Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, Sandro Magister individua quell'abilità che è caratteristica delle scuole da cui proviene, cioè della comunità Sant'Egidio. Un'abilità, secondo Magister, e cito fra virgolette, di dire e non dire, di aprire senza mai spalancare, di sfuggire alle questioni divisive. In questo, commenta Magister, Zuppi somiglia a Francesco, maestro nel contraddirsi, che infatti più volte gli ha affidato cariche e compiti di grande rilievo. Chiudo virgolette. Staremo a guardare che ne pensano i futuri membri del conclave, cioè i cardinali elettori, su una figura così eclettica, così sfuggente, che secondo Magister dice senza dire e apre senza spalancare. Di particolare interesse il commento di Sandro Magister sul relatore generale del Sinodo, il gesuita Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo, molto vicino a Papa Francesco, come sappiamo, e anche lui ritenuto quindi papabile. Hollerich avalla la tesi che il cammino sinodale, soprattutto quello tedesco che si è aperto, è il cammino che la Chiesa deve seguire, perché, dice, è molto difficile da bloccare, cioè ormai non si può bloccare. Secondo lui questo cammino, il cammino sinodale, continuerà con qualsiasi successore di Francesco, perché, dice Hollerich, non si può immaginare che la Chiesa ritorni al passato. Chiudo virgolette. Questa affermazione è scioccante. Un recente sondaggio, pubblicato proprio dalla segretaria del Sinodo sulla cuenta Twitter, sul conto Twitter, cioè X, mostra che l'88% dei fedeli rigetta il cammino sinodale come una via buona e positiva per la Chiesa. Ora, io mi domando, cari ascoltatori, se l'88%, secondo il sito ufficiale del Vaticano, sinodo.va Vaticano, 88% dei fedeli rigetta questo cammino, come mai il cardinale Hollerich ancora lo sostiene? Egli rappresenta il popolo di Dio? Se fosse eventualmente eletto Papa, chi rappresenterebbe? In un'intervista ad America, la rivista gesuita americana, Hollerich accosta i tempi presenti ai primi secoli, quando la Chiesa, dice lui, era in netta minoranza e a tratti perseguitata, ma, dice lui, creativa. Tuttavia, commenta acutamente Sandro Magister, a differenza della Chiesa di allora, che impegnò tutta se stessa a innestare sulla cultura dell'epoca la novità capitale della fede cristiana, dice Magister, l'agenda che Hollerich associa alla Chiesa d'oggi è sostanzialmente quella che le è dettata dal mondo. Nuova morale sessuale, preti sposati, donne diaconi, sacerdotisse, più democrazia, l'agenda tritta e ritritta su cui già si è estenua da anni la Chiesa tedesca. Chiudo virgolette, io commento che Dio ce la mande buona. Intanto, cari amici, non smettiamo di pregare allo Spirito Santo
perché i cardinali che parteciperanno al prossimo conclave ascoltino la voce di Dio e non quella del mondo. Lo Spirito Santo interviene sempre, il problema è che lui non è sempre ascoltato. Cari amici, non dimenticare di mettere un like su questo video, di condividerlo con i vostri amici. Aiutatevi, mi prego, a far crescere questo canale affinché un crescente numero di persone possa essere puntualmente informata ed aggiornata su cosa sta succedendo nella Chiesa. E io vi do appuntamento sempre qui nel canale Visto da Roma settimana prossima. Arrivederci.